Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Che effetto fa sapere invece di essere diventata un modello per tante giovani spettatrici? Insomma, in qualche modo la Capotondi è diventata una fonte di ispirazione nel modo di muoversi. Non credo nel modo di vestire, perché ultimamente non mi sono espressa meglio, nel senso che... No, era una battuta, perché ogni tanto vengo consigliata nell'abbigliamento, per questo dico, perché se qualcuno si ispira a me, non si ispira a me, ma a chi mi consiglia, quindi. E, c'è una responsabilità, nel senso che io sono molto attenta quando dico le cose, e poi quando ci sono queste chiacchierate belle su un film fatto, anche informali, invece magari sono un po' più libera. Però sto molto attenta, perché poi il fatto è che tra te che dici una cosa e quindi mandi un messaggio e il destinatario del messaggio, che è uno, nessuno e 100.000, c'è sempre la variabile interveniente, che sono le modalità attraverso le quali le cose possono essere fraintese, o forse, e ancora di più, il modo sbagliato di dire la cosa, perché molto spesso si dicono delle cose anche giuste per se stessi, cioè coerenti alla persona che si è, ma magari si dicono in modo sbagliato. Quindi io sono attenta sia nel modo in cui dico le cose, al modo in cui dico le cose, che a che cosa dico effettivamente. C'è quindi una responsabilità, però poi dall'altro lato sono una persona che vive per sentirsi libera, e quindi vorrei che anche le persone che così si richiamino a me abbiano la stessa voglia di essere liberi sempre nella vita, in ogni cosa, non sentirsi mai costretti, cercare sempre di affermarsi e non avere mai paura. Una cosa che forse mi contraddistingue come persona è che io non ho paura quasi di niente, solo di sbagliare e poi andare a letto la sera e lì non ti puoi nascondere, perché sei tu e la tua coscienza e devi farci conti. C'era un'altra domanda. Ciao, sono qui. Ciao. Conosco bene, il tuo primo incontro con Nicolas Vaporidis, com'è stato e che cosa ti ha colpito di più come attore? Ma guarda, io Nicolas lo conosco dai tempi della scuola, perché abitiamo nello stesso quartiere, abbiamo frequentato due scuole diverse ma molto vicine, quindi lo conoscevo come ragazzo del quartiere. E quando l'ho ritrovato sul set è stato simpatico, perché ci siamo ritrovati e ho detto: oh, facciamo un film insieme. No, è una grande simpatia per Nicolas, e credo che soprattutto in Come tu mi vuoi si sia veramente messo, non solo abbia fatto un buonissimo Riccardo, buonissimo non nel senso buono come caratteristica morale del personaggio, che appare essere tutto tranne questo, però ha realizzato un ottimo personaggio, e poi in certi momenti si è veramente messo a servizio di Giada, quindi non posso che ringraziarlo. Senti, c'è un'alchimia particolare, almeno a giudicare dal successo di film, fra te e Vaporidis, nel senso che i film che avete fatto assieme sono stati i vostri più grandi successi, no? Non c'è il rischio di, come dire, di diventare una coppia inossidabile dal punto di vista artistico? Mi riferisco naturalmente con tutti i pro e i contro che questo... Adesso si parla sempre di questa nuova coppia di successo, perfetto? Ma sì, credo che ci sia un'alchimia, nel senso che sullo schermo poi mi rendo conto che abbiamo i tempi giusti, siamo proprio assortiti. Sì, è come un meccanismo che suona insieme, no? Quindi siamo sì ben assortiti. Volevo fare un altro riferimento, però non mi viene in questo momento. E certo, c'è il rischio, infatti io, quando ci fu Come tu mi vuoi, mi permisi di dire a Valerio Cappelli del Corriere della Sera che se c'è il rischio dello stereotipo, che il Capotondi e Vaporidis funzionano insieme e poi magari quando si fanno delle altre scelte non si arriva a quei numeri, allora dico di no, dico cammino sulle mie gambe. Nicolas come attore mi piace, cioè nel senso che non è un partito preso, perché, però è anche importante fare delle scelte personali. E poi tante volte si fanno dei film meravigliosi che si amano molto. Io ho fatto, torno a parlare di Volevo solo dormirle addosso, non era un grande personaggio, nonostante fosse la protagonista femminile, però è un bellissimo film, veramente un bellissimo film. Non ha avuto tutto il successo
che hanno avuto notte prima degli esami e come tu mi vuoi, e allora io in questo momento colgo anche l'occasione di dirvi prendetevelo in DVD. Magari qualcuno, no? Qualche altro intervento? Chiedere il suo rapporto con la stampa, qual è? Con la stampa, con le critiche in generale, con i giornalisti? Io non ho mai avuto problemi. Le critiche che ben vengano, perché se non sono solo destruens, così, per partito preso, tout court, io mi guardo dentro. Cioè, se mi arriva una critica, mi ci guardo dentro. Cioè, un'occhiatina veloce gliela do. Poi magari... Però ci penso, perché comunque, quando ti fai un lavoro del genere, ti esponi anche involontariamente, anche se non hai le spalle grosse, anche se non hai la forza, ti esponi al giudizio del pubblico, che molto spesso non è un giudizio, è solamente una considerazione, va accettata. Insomma, io credo che ognuno di noi debba avere l'umiltà di anche di farsi delle domande, anche grazie alla stampa uno se le fa. Poi ci sono delle persone che invece fanno delle critiche così per partito preso, perché alcuni film per partito preso non gli sono simpatici, e queste persone non, così, non rientrano nella categoria delle mie persone preferite. Altri interventi? Quando è che hai avuto la certezza di dire ho fatto la scelta giusta, la mia professione sarà l'attrice? Cioè, hai cominciato da bambina, quindi anche un po' per gioco, credo. Ecco, il momento in cui invece è arrivata, come dire, la consapevolezza professionale di aver fatto la scelta giusta. Ma ogni volta che, nel senso, non ho mai considerato la questione così in grande, cioè non ho mai detto ho fatto la scelta giusta scegliendo il mestiere dell'attrice. Mi sono trovata per volontà e poi anche per fortuna e capacità, anche credo, e possibilità a continuare un mestiere che avevo iniziato per gioco, e mettendoci sempre più entusiasmo. Quindi ho pensato che era stupido gettare via tutta quella energia spesa, tutte quelle capacità, tutte quelle speranze, tutte quelle... quelle anche fatiche, anche invece gioie, soddisfazioni messe in questo mestiere. E quindi ho scelto di continuare ad investire in questo, che mi racconta in parte, perché io a 12 anni avevo veramente un livello di coscienza molto diverso da quello che ho oggi. Sono cresciuta insieme al cinema, quindi ho pensato che era sciocco disperdere le energie, ed anche per questo che ho rinunciato a ingegneria navale. Però poi nella vita si è delle persone, non mi fermo ad essere un'attrice, quindi non escludo magari in un futuro di continuare a lavorare nel cinema, magari in modo diverso, oppure di fare anche delle altre cose. Tutto quello che la mia persona sentirà di fare, io cercherò di assecondarla il più possibile. Bene, credo che se non ci sono altri interventi possiamo chiudere qui questo incontro. Ringraziare Cristiana Capodondi. Abbiamo imparato a conoscerla di più anche come persona, e credo che sia stato piacevole e interessante per tutti. Quindi la ringraziamo ancora, ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, e per questa serie di appuntamenti. Il prossimo appuntamento è appunto fra 15 giorni, essendo lunedì prossimo festivo, e avremo in qualche modo ancora a parlare, credo, anche di Cristiana, perché è il nostro prossimo ospite. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no